Appena si parla di canapa, tutti pensano a questo utilizzo, ma non è così. La canapa è molto molto altro. Mostrarvela sotto l'aspetto stupefacente è servito solo alle grandi multinazionali che non volevano rivali. La canapa non è una droga, ma è una pianta eccezionale. Una pianta che può diventare tutto. Dalla canapa si possono ottenere 50.000 derivati attraverso dei processi totalmente sostenibili. La sua coltivazione è tra le più ecosostenibili e non richiede pesticidi, anzi migliora il terreno dove viene coltivata. E poi la canapa cresce a una velocità stratosferica. Durante i miei viaggi in Sicilia l'ho vista crescere fino a 10 cm al giorno. Ma soprattutto la canapa è una fonte incredibile di lavoro, proprio perché è una pianta dalle mille potenzialità. Da una sola pianta si possono ottenere tantissimi derivati che possono essere utilizzati per tanti comparti industriali. Tessile, edile, cosmetico, farmaceutico e alimentare. E la canapa diventa cibo buono e sano. Ecco alcuni esempi delle eccellenze siciliane fatte con la canapa. Olio, pasta, farina, prodotti alimentari con ottimi valori nutrizionali, perfetti per tutte le diete. Con la canapa si può fare anche la carta. Pensate che con un solo ettaro di canapa in pochi mesi si produce la stessa cellulosa che si produce in 4 ettari di foresta in decenni. Continuare a vedere la canapa come un nemico non serve assolutamente a nessuno. La Sicilia è una terra perfetta per coltivarla e sfruttarla al meglio. Basta con questi ridicoli pregiudizi, non ne vale assolutamente la pena. Però anche così non è male. Dal petrolio alla canapa, una proposta di legge c'è poco di provocatorio. Il titolo in qualche maniera rende un po' l'idea di quella che è l'importanza di questo disegno di legge. È chiaro che l'obiettivo fondamentale è quello di cercare di creare nuove opportunità di lavoro. E penso che il settore dell'agricoltura, la possibilità di recuperare i nostri terreni abbandonati, che sono circa 250.000 ettari a livello regionale, penso che sia un'opportunità a cui non possiamo rinunciare. E il titolo effettivamente dimostra che ci troviamo di fronte a un'iniziativa che mette insieme sia la possibilità occupazionale con la tutela dell'ambiente. Perché la canapa riesce a crescere in maniera, diciamo, pazzesca, avendo dei tassi di crescita anche di 20-30 cm al giorno nel momento di massima vegetazione, sequestrando anidride carbonica. In compenso, in questa fase di crescita ci offre un legno ricco in silice, quindi con delle caratteristiche minerali e tecniche versatilissimo per la bioedilizia, il tessile. Quindi abbiamo molta materia prima, rispondendo anche al patto di Kyoto e a quelli che sono oramai degli obblighi istituzionali. Basta ricordare che la canapa, negli anni 40 in Italia c'erano circa 100.000 ettari destinati a questa coltivazione, che poi è stata sostituita dal petrolio, tout court, e oggi penso che possiamo invertire la tendenza. Ci sono delle possibilità enormi per l'uso nella bioedilizia, nel campo dell'agricoltura, nel campo della farmaceutica e naturalmente nel campo del settore agricolo.